E qui mi serve Adani. Adà, mi vuoi dare una mano? Dimmi, diglielo un po' tu. Lui e poi tutti gli altri. Sì, contro i minatori messicani, la voglia. 34 anni. Il giocatore più anziano dei 22 scesi in campo con Juan Cuadrado. Quello che ha corso più di tutti. Quello che si vuole ritirare il prossimo anno dal calcio. Ah, ragazzi, questo è l'assaggio, è la prima partita che ha fatto. Chi parte così a luglio, non so dove possa arrivare. Ora forse sta esagerando. Sì, contro il Chivas. Ma ragazzi, innanzitutto, vabbè, manco per dirlo. Mi piace perché sei rimasto sveglio dalle 5 fino alle 7 per vedere la Juve, vuol dire che ci mancava dannatamente tanto, perché il calcio è fatto di pallone e di campo giocato. Le chiacchiere di giugno dove tre persone arrivano e 80 nomi indossano la nostra maglia, è un'altra roba, questo conta realmente. Poi che il test sia poco attendibile, quello vuol dire poco. Oggi abbiamo visto semplicemente 22 giocatori scendere in campo e un giocatore correre più degli altri. Ma determinare più degli altri, che poi gol non ne ha fatti, che poi assist non ne ha fatti. Ma penso abbia tenuto la palla incollata al piede su 45 minuti per 10 minuti, disegnando cose che io l'avrei voluta vedere con Adani qui accanto, perché sarebbe stato a uno spasso. E sono convinto che questo giocatore qua possa determinarle da solo certe cose, perché se parte così, ci fai pensare cose. È normale che poi c'è da costruire 10 giocatori che si muovono per lui e con lui, perché Adani da solo mi può descrivere Di Maria, ma Di Maria da solo non può vincere tutto quello che ci può essere. E soprattutto dobbiamo trovare i 10 migliori giocatori per affiancarlo. Cosa abbiamo visto nel primo tempo di Juventus-Chivas? Quello più bello, quello più emozionante, quello con più titolari. Abbiamo visto il 4-3-3, più palese e scontato che si possa definire, con Cuadrado e Alexandro Larghi, come a ricordare ormai gli ultimi 7 anni di Juventus, 6 anni, no, dal 2015 che c'è questa coppia. Danilo e Gatti centrali, Gatti compitino, prende anche il palo da calcio d'angolo che poi propizia il gol a zampata alla Inzaghi da Graca, andando in gol due ragazzi dell'Under 23, perché comunque si vedranno tanti volti nuovi, è anche un modo per mettere in mostra una vetrina i nostri giocatori, i nostri giovani, per poi magari, chissà, accontentare le richieste di qualche squadra che vede queste partite, ricerca dei profili in determinati ruoli. La Juventus ha proposto Barbieri da terzino, ha proposto dei giovani lì in mezzo e soprattutto la domanda che vi pongo, quella più difficile e delicata, è chi vorreste tenere in squadra se aveste la possibilità tra Fagioli e Rovella? Perché dopo ci arriviamo, ma è lì che abbiamo visto la prima Juve e la seconda Juve. Rovella purtroppo fatto giocare in una Juve B dove lui era quasi uno dei pochi a volerci mettere veramente la voglia di continuare il secondo tempo con gli stessi ritmi del primo, dove Zaccaria, diciamo che forse era un po' rimasta al jet lag. Ecco, a me personalmente Rovella ha impressionato perché io come giocatore non l'avevo mai visto, ma torniamo alla Juve anche di Paul Pogba perché l'abbiamo rivista. L'abbiamo rivisto calciare e sappiamo benissimo che già un difensore avversario quando si trova contro anche il Di Maria e Paul Pogba, uno deve pensare a marcare anche il Di Maria perché uno contro uno è letale. L'altro Paul Pogba quando va al tiro non stipone allo stesso modo di quando va a calciare Rabiot, che chissà se prende la porta. Pogba la prende, magari non ti fa gol e non te langa tutto l'incrocio, ma devi stare attento a lasciargli troppo spazio. Quindi sai, quando hai un pericolo lì, quando hai un pericolo di là, quando poi la prima punta può avere lavoro più facile con il difensore centrale perché ci sono i centrocampisti che si inseriscono e non abbiamo visto McKennie e Vlahovic in queste partite proprio per vedere questa cosa qua. Ci saranno motivi per vederli con il Barcellona, con il Real Madrid. Ragazzi, ragazzi, tanti spunti. Locatelli, Pogba, Fagioli. Centrocampo che esisterà in questa Juventus che verrà, il nostro augurio è quello lì. Perché se Locatelli è un giocatore che si metteva a impostare nella difesa a tre, praticamente diventava lui il difensore centrale per venire a prendersi i palloni e per smistarli con le mezzali molto alte, molto profonde, perché questo si fa quando Di Maria porta palla, ci si inserisce, si creano opzioni di scarico palla, la Juventus che è anche molto aggressiva, Pogba gioca a centro, sinistra, mezzala di sinistra. Quella Juve che tanto Max definiva storta, come la Torre di Pisa, che ha più qualità sulla destra rispetto a sulla sinistra, adesso con Pogba si è anche trasformato in quei 45 minuti un po' Alessandro, perché quando c'è fiducia, quando c'è qualità,
ne vanno a beneficiare tutti gli elementi della rosa, tutti i terzini, i difensori, perché è così, perché la qualità porta alta qualità e porta anche entusiasmo e porta anche a rinnovare i giocatori che il vecchio smalto te lo possono anche ritrovare. Ora, voglio dire, non è che Alessandro, se con il Chivas fa due passaggi fatti bene, voglio dire rinato, no, perché ci sono le mezze misure nel calcio. Però sai, saper unire a questo centrocampo di Locatelli e Pogba il giovane Fagioli, che va bene, non ha fatto solo quella roba lì, ma ti tenta il gol da 60 metri e la palla sfiora il palo, vuol dire che tu devi cercare anche di unire a questa Juventus veramente quei giocatori che erano stile Chiesa il primo anno quando è arrivato alla Juve, giocatori che si vogliono prendere il mondo, che vogliono sputare il sangue per vedere la propria maglia e il proprio nome nella prima rosa della Juve, perché Fagioli e Rovella sono nettamente in contrasto l'uno con l'altro, perché per lo stesso ruolo vogliono il posto in prima squadra. C'è chi è arrivato prima, c'è chi ha più fiducia del mister, c'è chi ha più caratteristiche meno meta del centrocampista tipico di Allegri, che è quello grosso, quello alto, quello fisico, quello muscoloso, quello di sostanza, quello che va per il sottile. Rovella è un giocatore più minuto, più rapido di intuizione, ma non è grosso e robusto quanto gli altri quattro citati, anche se Zaccaria è robusto quanto ti pare, ma oggi è apparso in netto, in netta confusione, jet lag, per non parlare di Ken, che vabbè, sotto porta si mangia quello che si può mangiare. Quindi tanti spunti, anche Perin ci ha messo del suo, anche l'arbitro ci ha messo del suo, nel secondo tempo è entrato Bremer, che si è apparso in fase di impostazione un po' meno sicuro nel gestire la palla in uscita, perché deve giocare col mancino in una zona di campo dove lui è destro e si trovava a prendere palla quasi sulla rimessa laterale per smistare i palloni davanti, poi quando ha capito che lui poteva anche andare in giro per il campo con questi messicani, si metteva un po' a inseguirli e se si giravino e non passi, insomma, si capiva molto facilmente. Certo, test più attendibile sarà quello col Barcellona, dove sicuramente Alessandro ci avrà Dembélé o la figlia, quindi spingerà molto meno, dove Cuadrado o Danilo nel caso avranno i vari Ansu Fati, i vari Depay, i Lewandowski da marcare, e insomma Gatti che arriva dalla Serie B già si è ritrovato a marcare in Italia e Inghilterra Abraham e Kane. Vediamo adesso questo difensore che, a cui noi speriamo tanto di trovare comunque una spalla accanto a Bremer. Non è una coppia complementare, probabilmente Bremer-Gatti, due piedi destri, due giocatori molto simili, forse uno alla riserva dell'altro, però dobbiamo trovare delle risposte da queste partite, delle speranze e delle conferme, perché ci sono ancora dei dubbi, giocatori che possono partire in prestito, essere ceduti, essere riconfermati in prima squadra. Nel secondo tempo diciamo che fra tutti i 2003, 2002, 2001, quello che secondo me Max già ci vede qualcosina di più è quel signorino lì, Ake, che abbiamo già visto per minuti, per presenze, forse più di tutti gli altri messi insieme, perché l'anno scorso Ake non è stato un nome casuale, si è visto anche quando c'era in ballo qualcosa, messo e buttato lì, perché ha quelle caratteristiche che fra tutti gli altri sono quelle poi più esplosive, quelle più da top player che ci può arrivare con il tempo. Vede Allegri in Ake quel giocatore che con il tempo può arrivare lassù, con i grandi, ovviamente per tempo, ma ha quelle doti dove eccelle in una cosa, che poi è quel passettino, è quell'accelerazione, è quello scatto, che sono giocati che poi fanno la differenza. Quindi 4-3-3, questo sarà il modulo, niente difese a 3, 4-2-3-1 può essere un'alternativa proposta con il trequartista. Facile pensare che Di Maria gli ho fatto vedere la maglia, com'è che l'ha fatto giocare alla destra, alla sinistra giocava Ken, c'è da comprare anche un esterno lì, prima che arrivi Chiesa, Morata, chi sarà, abbiamo visto che Kostić non è più possibile, ma Di Maria quando gioca in mezzo al campo non lo puoi confinare in una posizione, ci sono 4-3-2 e Di Maria, perché Di Maria viene a prendere palla a basso nella nostra metà campo, sale il campo andando da destra verso sinistra, sta sulla zona sinistra perché da esterno sinistro ha vinto la Champions League con la zona destra Bale, centrale Ronaldo, Benzema, e a sinistra stava Di Maria, quindi ai tempi con la 22 giocava in quella zona, vecchi ricordi, vecchi feels del passato. E bello anche questo dialogo con Pogba, che per quanto abbia dimostrato già di avere personalità e ovviamente quella gamba, quello spessore fisico che ricopre il posto di due giocatori in mezzo al campo, dobbiamo notare che nei 45 minuti ci ha avuto anche un attimino di alcuni bassi, in cui in certi momenti non ho sentito più il suo nome. È normale, ragazzi, avesse fatto gol avrebbe racchiuso in 45 minuti quello che ha fatto in due anni, cioè un gol allo United, non ha mai visto il campo, la fiducia ce l'ha. Però ovviamente la fiducia, l'entusiasmo, il campo è un'altra cosa, lì bisogna dimostrare. E Pogba c'è da lavorare, c'è da dimostrare sia quale giovane si conquisti la Juve e quelli che poi sono i grandi, che comunque, oh,
Non siamo arrivati, entusiasmo a 1000, ma adesso si lavora, è solo l'inizio. Bella.